quando se ne innesca una come quella in Ucraina, normalmente altre seguono. Dobbiamo dunque essere pronti a ricostruire anche una prospettiva non solo europea ma anche atlantica, più solida. Io penso per esempio al negoziato che abbiamo abbandonato, che Obama aveva iniziato per la costruzione di un accordo di libero scambio tra Europa e Stati Uniti. Abbiamo la necessità che si costruisca un rapporto stretto, forte, tra le grandi democrazie del mondo, commerciale, economico, e che in questo ambito chi si colloca fuori, anche i paesi dell'Occidente, che si collocano fuori dalla democrazia liberale, subiscano una penalizzazione. Non è pensabile che semplicemente noi accettiamo, come se nulla fosse, l'arrivo di un governo di estrema destra, sapendo che quello stesso governo nega tutti i principi che costruiscono l'Europa. E certo, quando i governi di estrema destra, quando i populisti arrivano al governo, iniziano a parlare un linguaggio diverso. La Meloni, quando era all'opposizione, diceva affondo le barche con i migranti, levo l'euro, mi levo dall'euro, faccio saltare l'Europa. Adesso ogni tanto sembra la Meloni con la maschera di Draghi, perché dice più o meno le stesse cose. Ma sotto questo, e noi lo vediamo in questi giorni, rimane un'impronta non pienamente democratica, incompatibile con lo stare in Europa a testa alta tra le grandi democrazie. Per questo io ritengo che noi dobbiamo, a partire dal PDE, e Azione darà il suo contributo insieme a Italia Viva, costruire un presidio di democrazia in Europa, al Parlamento Europeo, ma nei nostri Stati membri, dove dobbiamo iniziare una collaborazione sempre più forte per fermare questa ondata di populismo di destra e di populismo di sinistra. Questo è quello che noi ci impegniamo a fare insieme. Il nostro progetto con Matteo è di arrivare a essere alle elezioni europee tra i primi partiti italiani.